Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione col sito Bitpark. Per chi si fosse perso l'unboxing di Bitpark, ve lo linko qui nella i di informazione. Ho preso davvero tantissime cose interessanti, tra cui degli stampi per la resina. Ed ecco il perché del tappetino blu e dei guanti. Non devo operare nessuno, ma andremo a realizzare qualcosina in resina. Ho preso questi stampi. Questo è il codice degli stampi, è un set da 10 pezzi, tutti quanti uguali. È uno stampo con queste forme geometriche, davvero molto molto carine, e possiamo sbizzarrirci a creare diverse cosine, sia ciondoli e sia orecchini. Quindi andiamo a sperimentare. Primo passaggio, vado a pesare appunto la resina epossidica. Ed ecco qua il contenitore. Vado ad utilizzare la Resin Pro, quindi andrò ad utilizzare il componente A e il componente B, 10 di A e 6 di B. Ho aggiunto 40 grammi del componente A e 24 del componente B e adesso vado a girare per 5 minuti. Rieccomi, sono trascorsi esattamente 3 giorni e adesso andiamo a scoprire queste 4 creazioni realizzate appunto con gli stampi di Bitpark e vediamo appunto se ho combinato casini o meno. Vado a scoprire prima queste qui rosse, sono curiosa, aspettate, ok, è uscita una mezza schifezza. In pratica qui in alto si è formata questa mega bolla, però noto che qui la foglia oro non è un granché neanche in questo punto, quindi credo che lo prenderò e lo lancerò da qualche parte. Davvero bruttino, oddio, da dietro era pure carino, semplice, anche se qui c'è una piccola riga, davanti fa letteralmente schifo, non mi piace. Andiamo a scoprire anche l'altro, vediamo se fa anche lui pena. Aspettate, vediamo un po', mi sa che anche questo presenta bolle, sì, anche questo presenta bolle, una piccola bolla qui in alto, qualche bollicina qua e là. In questo caso la foglia oro, vedete, soltanto in questo punto è stata un po' tra virgolette invasa, mentre qui e qui si nota un po'. Niente, questi rossi sono stati un fallimento totale, infatti prendo e li lancio. Andiamo a scoprire questi altri due, vediamo se questi mi danno soddisfazione, anche se qui noto già un piccolo eccesso. Poi li andrò a rifilare. Niente, vediamo un po'. Ah, ok. Questi mi piacciono tanto, mi piacciono davvero tanto. Aspettate, c'è un po' di resina sotto l'unghia. Allora, presenta una piccola bollicina qui, però tutto sommato mi piace. Questo effetto un po' galassia. Molto carini questi. Ok, sono soddisfatta. Questi mi piacciono. Sì. Molto molto carini. Questi avevo utilizzato, non so se l'ho registrato, ma non credo. Avevo utilizzato questo pigmento qui della Reschimica e poi avevo messo un po' di glitter vari. Rieccomi, perdonatemi, ma ho ricevuto una chiamata e quindi nel frattempo parlavo al cellulare. Ho tagliato anche il pezzettino in eccesso della resina con un taglierino. Dicevo, questo elemento in resina è davvero molto molto carino, mi soddisfa, pieno zeppo di glitterini, e questo è il risultato. Sicuramente andrò ad assemblare un paio di orecchini con questi componenti. Andiamo a vedere anche il secondo, eccolo qua, anche questo molto molto carino, molto lucido. Sicuramente devo fare maggiore attenzione, era la prima volta che utilizzavo questi colori, questi qua della Reschimica che vi mostravo prima, e sicuramente con la foglia oro devo un po' cambiare il metodo, non posso inserirla all'interno dello stampo e poi colare. Al limite la foglia oro vado ad aggiungerlo dopo in un secondo momento, e poi male che va posso fare uno strato sottile di resina UV sopra per andare a proteggere la foglia oro. Dicevo, questo mi soddisfa, devo togliere soltanto questo piccolo eccesso qui nel lato, devo andare un po' a limare,
Però davvero molto molto carino questo elemento. Quindi sicuramente andrò a realizzare un paio di orecchini per me. Cioè, sono davvero belli. E mi dispiace per i componenti rossi, e poi presentano davvero troppo troppe bolle. E non capisco neanche il perché, perché sono stata, come sono stata attenta a versare la resina con questi, la stessa identica accortezza l'ho avuto anche per quando sono andata appunto a versare questo componente qui. Quindi non capisco. Vabbè, sicuramente prossima volta farò maggiore attenzione per non avere questi risultati orrendi. Niente, sono molto soddisfatta di questi qui invece, e come dicevo prima, andrò sicuramente a realizzare un paio di orecchini per me. Il video termina qui con questo piccolo un piccolo fake e una piccola storia, tra virgolette. Niente, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino e come sempre alla prossima con nuovi video. Ciao!